Grazie mille, capo. Prego. Quindi Imola, questa cosa si chiama Spagna? Sì. Ok. Attimo. Allora, scelta gomme, metto la gomma rossa. Rossa, il veicolo va tutto bene, tutto quando a posto, il veicolo. Non ci sono danni, non c'è niente, quindi scendiamo in pista, ragazzi, andiamo a vedere. Motore, andiamo a vedere come pronti. Gira, vai. Vediamo un po', grazie se sono... Grande De Davi! Mi fa piacere, grazie mille. Continuate, continuate a caricare su TikTok, ragazzi. TikTok, YouTuber, i freebooter, se volete. No, su YouTube, beh, oddio, dipende. Le clip vanno bene. Le clip o... Oh... Ma se uno deve caricare la live intera, no, no, lì dopo te mando lo strike. Allora, che gara è? Ah, questo giro, capita qua. Ho capito che è sta gara. Ho capito che gara è. Sì, ma questa la conosco. Ragazzi, l'unica cosa, se ci streamate in Discord sarebbe eccezionale. Ok, mo dopo te... Aspetta che sto a fare il giro veloce, puoi aspettare un attimo? Ok, certo, certo. Qua è la curva che l'ha un po' a campana, che era un po' difficile. Sì, questa la so, sta pista. Qua era tutto formone, qua. Qua senza frenare, qua. Qua giù c'era pure la cosa veloce, qui. Ok. Qua invece è così, qua. Un po'... Qua in terza si scala. Qua dovrebbe essere a tutto. Proviamo. Proviamo un po' a vedere com'è il giro veloce qua. Allora, riesco a fare un altro giro, Dash, secondo te? Quanta benzina hai caricato? Non mi ricordo. Sì, ce la fai tranquillamente. Ti carica la benzina e poi si ricarica l'ERS e poi ne fai un altro. No, 4 kg ancora, quindi la voglia. Oddio. Io devo tornare. Ho fatto un errore. Ma chi era? Matteo? Sì, l'abbiamo notato che hai fatto un errore. A momenti mi fondo con te, Matteo. Allora, magari se ti fondevi con lui, gli regalati ben 5 posizioni in griglia di partenza. Vabbè, non è un problema, posso togliere l'ERS e ricomincio, dai. Sì, controlla che ce la fai con la benzina, Matteo. Rientro? Ce la dovrei fare. No, che rientri, continua. Hai un sacco di benzina, continua. Sì, mo ci riprovo. Tanto non l'hai picchiato, quindi non hai rotto. Ma l'ho trappo, non c'ho più il DRS. Non sei riuscito a caricarlo durante il giro? Passi in decima posizione nella fila. Ok, come decima posizione? Che non sei riuscito a recuperare. Prova comunque, tanto dovresti farcela a migliorarti. Abbastanza carburante per un solo giro. Minchia! Ok, ora mettiti in ricarica. In ricarica?
ricarica ancora. La Madonna, sì, undicesimo così? Con un giro di merda. Sì, metti in ricarica e fai. Ce la puoi fare a farlo un altro giro. Allora, qua, praticamente qua in quarta. In quarta qua, ok. Poi qua metto la quinta, giro tutto qua. Qua così, per bene. Poi vado in fondo. In fondo qua praticamente. Qua è la quarta qua. Qua quarta. Ok. Poi qui. Qua la seconda. Va bene. Qua. Qua si scala di due. Poi qua più avanti si va tutto qua. Fa tutto bormone qua? No, effettivamente la pista è troppo corta, a quanto pare non ricarichi molto qui, quindi ti consiglio, qua visto che terza, hai anche la benzina al limite, ti consiglio di rientrare. Anche se stai andando leggermente più veloce, ma tanto ti migliori dopo. Mi ho frenato. Settore fucsia nel secondo e non c'avevo manco l'ERS. Perché l'ERS, il fatto che tu utilizzi l'ERS, e ma cazzo, mi sono sbagliato, esci male dalle curve. Quando esci male dalle curve ti dà uno svantaggio, perché la macchina ha troppa potenza e il gioco quindi ti taglia, quindi ti dà addirittura uno svantaggio talvolta. Teoricamente quello che dovresti riuscire a fare, ma viene casino, toglierlo e metterlo tasti, toglierlo e metterlo per come guidi in questo momento. Do, cambio gomma e vado. Allora, giusto? Devo cercare di capire, sì, un attimo. Sì, cambio gomme e vedi anche quanta benzina hai, perché mi sa che hai ripartito con tanta benzina. Sì, troppo tardi. Io ti vedo sempre in ritardo perché ti sto vedendo dalla live. Ah, non c'è come Nope, non so. Ok. Se muora guarda la pista che è meglio. Perfetto, ora ti vedo. Allora, più o meno ci siamo, capito? Allora, molto condivido lo schermo, ti condivido. Yes, che è successo, Mirko? Morto un'altra volta il volante? Sì, perché ho fatto devi fare tab. Quando fai così, fai un'altra volta il tab e poi clicca col mouse, dai un clic col mouse al centro dello schermo. Allora ragazzi, mo ci proviamo. Okay. Perché come proviamo, sì, sto condividendo, secondo si vede? Condiviso? Yes, sì. Perfetto, l'importante è che si vede. Allora, praticamente, ragazzi, qua abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, ovvero io, perché devo capire un attimo l'assetto più che altro, perché io ho sempre girato questa pista, però con gli assetti bilanciati quelli predefiniti del gioco. Invece, girando con un assetto nuovo, devo un attimo capire, col mio stile di guida, come si gira, capito? Quello è fatto. Allora, grazie mille... Scusami, tu, non voglio... Vai tranquillo, amico, vai tranquillo. Grazie, Capri. Dimmi quando attivare l'ERS. Allora, yes sir. Andiamo a mettere con me. Qua andiamo a fare un best lap. Andiamo a fare un best lap, ragazzi. Io a cazzo duro, porco demonio. Pronto a partire. Vai, ora metti yes. Best lap, io. Qualcuno mi deve aiutare pure a me, però. Ma ci sta Marco. A Marco! Aiutami Dio padre, però, qua. Cos'è bisogno? È tutto. Guarda come giro. Attento a sto scemo davanti, Mirko, eh. Sì. Ho visto il giro di prima ed era abbastanza buono. Minchia, 14esimo. Bravo, fai ancora con la faccia. Non mica si levava sta merda. No, infatti. Hai visto? Sì, è rimasto allora, in traiettoria tranquillamente. Dai, comunque ti stai migliorando, vai. Qua in seconda, poi in fondo qua in quarta, giusto? Qua faccio quarta, quinta, sesta. Qua in quarta, ok. Poi qua giù in sesta, tutta quanta una spinta dovrebbe essere, se non erro. Sì, tutto, qua bene. Tutto. Anche l'ultima curva. No, questa non è in ultima, questa qua è in terza. Sì, dico, poi l'ultima curva la puoi fare anche in piano. Qua invece terza di nuovo. Terza, sì. Quindi terza, ok.
Poi tutto pieno. Ok, buon giro. Grande questa qua. Yes, bravo. Abbiamo carburante a sufficienza per altri due. Mi sa che o hanno cambiato la gestione dell'ERS con l'aggiornamento di ieri sera o questa pista non carica molto. Effettivamente non ha molte frenate. Ok. Ma è buono a te. Devo rientrare, mi sa vero? Ma non ci conviene, provo a fare un altro giro lo stesso, almeno per le dimestichezze e poi rientri e facciamo solo un tentativo poi, perché a quanto pare non si ricarica qua adesso. Se rientro adesso e faccio un tentativo solo? Fallo a 3 minuti che è meglio. Ok. Vai adesso ora? Oh, meglio di così non riesco a fare. Ma ah, ce n'è ancora, Matt. Sì, 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 però aspetta, vado a ricarico l'ERS. Così almeno no, dopo rifaccio il giro, no? Non è così che faccio. Direttamente ai box e cambia gomma. Dici? Sì, sì. Questo curvone a destra, stai tutto sulla destra, così cambiano metri e guadagni tempo. Io. Com'è sto giro, raga? Vi piace? Hai fatto alcune curve de merda, arca. Tipo? Ma... Ok, vedi che non ci stiamo migliorando, quindi rientra in box, monta gomma nuova e benzina al minimo. Guarda che non c'ho tempo, eh. Mi conviene fare tutta una tirata qua adesso. No, 4 minuti voglia, ce la fai. Il tempo ce l'hai. Ce l'hai. Fino ce l'hai. A 2 minuti e dispari, c'è il tempo. Rientra, rientra. Anche un minuto e 50 ce l'ha. Ma tu sei pazzo e le fai queste cose. Andiamo cazzo, dai. Così lamenta che non va bene in qualifica. Comunque ci sono problemi con i server di Formula 1, eh? No, sì. No. Okay. Continua a comparire la connessione l'altro destra. Ma anche ieri lo faceva, penso che sia un po' problemi generali. L'ultima gente curva che non giocando. Frenare troppo. Ok. Non è facile, ma comunque è migliorato tantissimo. Sì ragazzi, ma cioè allora sta pista io ragazzi non l'ho proprio vista per niente, capito? Non l'ho proprio toccata per niente sta pista. Adesso cambio gomme e vado, riparto, capito? Ah vai, sei tornato, sei grazie, rientrato Albi. Pure tu? Sì? Sei rientrato pure tu? Sì, pure io, ovvio. Sì, cambio gomme, benzina al minimo e riparti. Esatto. Io dai, veloci! Spicciati! Allora, nell'ultima curva, non sedere di marcia, ma alza il piede. Che significa non sedere? Non scendere. Ah, non scendere di marcia. Alza giusto un po' il piede dall'acceleratore e lascia scorrere la macchina. Non si dovrebbe frenare, è proprio una curva a tutto gas. Ok, poi altri consigli? Voi in chat che avete visto? Altri consigli, qualsiasi cosa. Allora, che dire? Bel giro, non so del tutto fare il tifo per il prossimo torneo di Formula 0. Cioè? Formula 0. Non ho capito, scusami. Non ho capito. Vabbè, comunque. Io cambio e esco. Siamo tutti pronti. Allora, Matti, devi cercare di frenare molto forte. Cioè, devi fare un poco più tardi. E soprattutto nel curvone ricordati di mantenerti tutto sulla destra. Non allargarti. Così fai meno metri. Ok, la miscela a 4 bisogna metterla. 4? Lascia standard che hai caricato un po' di benzina. Così okay. Lascia standard così la consumi un po'. Ok, ci provo. Aprimi il DMF delle gomme, della temperatura. Ok. Scaldiamole ai 90/92. Che Mirko, il consiglio vale anche per te, non questa curva qui,
quella dopo, ora che viene, cerca di alzare giusto il piede e non frenare. Ok. Vai. Poi se riesci a farla in pieno ancora meglio. Matte, cerca di fare dei piccoli destra a sinistra per scaldare l'anteriore, che è freddo ancora. Così, destra a sinistra? Sì, perfetto. Vai, metti destra e parti. Buonissima questa curva, Mirko. Vai, vai, vai. Mi sono lanciato del merda proprio. Vabbè. Concentrati sul giro. Tutto sulla destra. Ok, mi raccomando ora questo settore, cerca di farlo più tirato possibile. Bravo, bravissimo, hai dato un sacco. Paul, bravissimo. Ok, va, si rallenta, tanto è finita la qualifica. Non dovresti perdere la posizione, quindi P1. Bravo. Ok, 1-2, bravi. 1-3, vabbè, ho sbagliato tutto, E lì, cazzo, ho frenato. Freno sempre in quella cazzo di curva di merda. Devo girare okay, come... la sessione. Allora, il fatto è che se io seguo le indicazioni vostre, io non è che faccio male, capito? Però io riesco a recuperare secondi, a fare bene, se seguo quello che mi dice l'istinto. Quello c'è poco da fare, ragazzi. Purtroppo è questo il fatto. Gli occhi della tigre. Si in giro spacchi. Grazie, Roverpe. Oh, io ci provo, raga. Ci provo. Comunque. Andiamo avanti, mo vediamo in gara. Il passo gara. Avanza. Matteo, oh, ragazzi, quasi un per la gara, gara. Per la gara, state tranquilli. Visto che partite primo e secondo. Cercate prima di attaccarvi tra di voi. Io punto al secondo posto. C'è un mod in chat? Prima... Sì, dicevi, scusami. Prima di attaccarvi tra di voi, cercate di distanziare i piloti dietro. Quindi chi parte secondo si accoda, datevi 2-3 giri. Poi se ci riusciamo a distaccare vi attaccate, in modo tale che evitiamo di crearci problemi tra di noi. E cerchiamo di conquistare queste due posizioni che sono importantissime. Non fate Hamilton Verstappen 2020. Esatto, evitate di verstappenizzare la situazione. O fare come Hamilton Rosberg, ancora più importante, visto che erano compagni di squadra. Ok, allora. Va bene. Andiamo. Ok, cioè... le componenti stavano ok, da quel che ho visto, quindi passiamo direttamente alla gara. Aspetta, aspetta, arrivo subito, arrivo subito. Aspetta, aspetta, arrivo subito, non posso partire. Aspetta, vai, vai. Un attimo, devo mandare un messaggio a una persona. Allora, ok, allora, il mio obiettivo l'ho raggiunto, raga. Ho fatto pole position. Ora devo fare altro che correre come un martello, andare dritto... dritto verso l'obiettivo, la pista ora è libera. No, non, però non andare dritto, per favore. Vai solo no. Dritto verso non l'obiettivo, ma non dritto per il resto. Bravo. Ok, diciamo che in questa curva mancano quelle curve particolari che a te danno fastidio, che sono quelle là praticamente che non vedi l'uscita. E quelle a te danno molto fastidio perché tendi a girare un po' troppo. Qua mancano. Quindi l'unica cosa, cerca sempre di rimanere in pista, perché il fuori pista qua è molto infame, perché essendo curve molto veloci vai un po' perdi, fuori pista e la macchina tutto. Ti porta fuori, no, ti porta proprio fuori. Quindi stai attento, se devi alzare un po' il piede piuttosto che esagerare per cercare di tenerla dentro, alza un po' il piede, cerca di tenerla dentro e perdi anche un attimo.
Ok. Però non ti fare problemi. Sì, sì, ho visto Carria. Però, bro, non spammare messaggi. Allora, scrivo un attimo il mod qua. Allora, mo scrivo il mod un attimo. Mirko, vuoi che te la faccio io? Una breve introduzione? Mod. Come vuoi? La come chat vuoi? Oggi. Ciao FC. Fai... Tutti che chiedono di GTA o di RP, vogliamo demontarli? Dark, dove sono i ragazzi nuovi che ti avevo chiesto per fare da moderatori? Mi serve gente fidata. Capisco che non potete più moderare, ma almeno abbiate la gentilezza di dirmelo. E ok, stanno in chat ad Amorant i mod, porca troia. Normale che si mangia. Vabbè, che io vedi, scusami. Grazie, Demi. Stanno in chat ad Amorant il mod. I mod stanno in chat da Amorant, raga. È normale. Scusate che c'ho un po' di disagio, Gio. Allora, ma invece di una bella figa, non è meglio Precise. Ok, andiamo. Vai. Ok, faccio una piccola introduzione. Siamo qui nel circuito della Catalogna, sede del Gran Premio di Spagna. A lungo è stato il circuito su cui si effettuavano le prove prestagionali, un circuito estremamente tattico combattivo per i due piloti dell'Alfa Tauri. Ah, non era la pista che si scopava sopra l'ucofono? È anche quella, circuito in cui i due alfieri dell'Alfa Tauri partono primi e secondi. Ricordiamo anche le voci di mercato che si fanno sempre più forti per questi due piloti. Sembra che ci sia un interessamento di quelli che sono i top team. Vedremo in questa gara come andranno le due Alfa Tauri. Ricordiamo la crescita dei due piloti già nell'ultimo Gran Premio, in particolare la splendida prestazione di Matteo HS. Siamo pronti qui per partire. Tuberanza parte dalla pole position dopo un giro di qualifica fantastico. Vedremo i due alfieri come reagiranno e come gestiranno le prime fasi di gara, che sono importantissime. Allora, partiamo con una strategia, facciamo soft media sempre. Trovi bene. La pista è bella calda, bella calda, 27 gradi. Ricordati, Mirko, di abbassare, no, riduci lo stint un pochino, ok, così circa 8. E abbassa, sì, 8. Ui. E abbassa un poco la benzina in particolare. Quanto? Mettila a 23,6. Io sono pronto, quando volete metto ready, eh. Okay. Pronti. Aspetta, Matte, mettila alla media, non alla bianca. Cambia le gomme. Quanti giri so? 23. Perché due medie invece che due bianche e... Cambia le gomme, la dura è più lenta. Ho capito perché. Beh, non lo so, io preferisco fare media hard. Io preferisco così. Va bene. È una cosa mia personale, scusami, non è per cattiveria. Sì, va bene. Ok, pronto, usa Ers in partenza, mi raccomando, così abbiamo la partenza uno spunto più. Oddio, sta laggando tutto. Ok, allineati a Matteo, frena un po' prima.
Ok, okay. Ora Matteo ha la gomma più dura, quindi è una gomma un po' più lenta della tua. Se vediamo che Matteo non ce la fa, facciamo il cambio piloti e mettiti davanti. Aspetta un attimo però, aspetta un attimo, vai a fare il sorpasso. Ok, attenti. Vai, vai, fai il sorpasso. Matteo, rallenta un po', fai passare tu, perché ha la gomma più veloce della tua. No. Ok, vai. Che tu hai una gomma che va circa un secondo più veloce della tua, capito Matte? Che tu beh, gestisci bene la macchina, non usare molto ERS. Matte, attento a dargli lo spazio, che ci sta uno vicino a te. Lui okay. Sta no no no, gli taglio la curva, gli taglio la curva. Ottimo. Fammi da tappo Matte, non può passare di più. Ma nemmeno io posso passare? Sì, usa un po' di ERS. Usa un po' di ERS. Basta. Qua non si ricarica molto, quindi stai attento a non usarne troppo. Usalo solo su questo rettilineo e poco poco. Ora Matti, se riusciamo a tenere il passo, con la 2 andiamo molto più lunghi. Ci fermiamo dopo Tolleranza. In giri finali ci premiamo. Raccomando sempre l'ultimo settore, Mirko. Vai Matteo, stai andando bene, continua. Madonna, da questo giro potrei come fare a recuperarmi così tanto con le regole hard? Hai perché? Di un secondo dall'auto davanti a te. Perché uso i trucchi? Non hai capito? Ah, figa. Ci stai perdendo un po' gli apici delle curve, stai andando un po' troppo largo in alcune curve, questo ti penalizza un po'. Figa. Ora hai fatta bene. Cerca sempre, Mirko, quando fai le curve, di allargarti sempre bene e non buttarti subito al centro, che più le prendi larghe più vai veloce. Larga e poi stringi, cerca sempre di toccare un po' tutti e due i cordoli, sia quello in ingresso che quello in uscita. Bravo. Basta. Ne abbiamo poco. Matteo, siamo un po' diversi, ci sta Alonso, ci sta attaccando. No, questo dov'è? Okay, in questo momento Matteo è in sfida con Alonso, quindi perderanno tanto tempo. Tu stai calmo e fai la tua. Oh, mi spinge, porco Dio, questo! Mantieni la traiettoria esterna. Resiste all'esterno al prossimo curva. Vai, bravo. Occhio, troppo largo. Ok, ti sta dando tanto vantaggio questa cosa, Mirko, Mi raccomando. No, stanno perdendo tantissimo tempo. Quindi tu vai tranquillo, fai la tua gara. Guarda bene i cordoli perché li stai prendendo un'altra volta male. Il giro prima molto buono, questo molto male. Ok, non usare ERS nemmeno sul rettilineo questa volta, tanto i due sono lontani e sono in lotta. No, porco madonna, frena, come frena questo? Ok, danno per Matteo. Tu fai la tua perché hai un grande vantaggio su Alonso. Ma come cazzo giocano sti botte di merda? Ma la senti io, macchina sotto sterza tanto, mi sembra di sì. Eh? Sotto sterza tanto la macchina.
Significa che non riesci a girare. Abbastanza. Allora, se vuoi tra i box, montiamo la gomma media. Ok, dopo aprimi sul rettilineo lo specchio delle gomme. Sei a 3 secondi e mezzo da Logan. No, 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 senti, devo tornare in box. Matti, rientriamo in box e seleziona la gomma media dal menu. Ok, c'è una nuova strategia di gara disponibile. Elevatevi! Dai un'occhiata. Gesù. Ok, questa via libera. No, l'altra, prova bene, fallo bene questo settore. E poi dopo sul rettilineo me lo cambi e mi metti quella del consumo, quello con le percentuali. Ci decidiamo quando entrare manualmente. Che metto? Okay, non, le gialle? Non usare ERS. Sì, sì. Gialle, gialle. Ok. Mi raccomando, fai come ti ho detto, guarda gli apici e usa bene le curve. Abbiamo perso un pochino su quelli dietro, non dobbiamo demordere. Undercut? No, non ancora, non ancora, è ancora presto, non ce la facciamo a finire con le medie. Tempo prezioso? Stiamo a vedere. Ok. Karma tutto, karma. No, comunque sti bot fanno veramente schifo, cioè giuro, quest'anno fanno veramente cagare. Non mi piace per niente. Non mi piace per niente. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa. Invece Matti, noi proviamo a finire la gara con queste gomme. Dobbiamo finirla con queste gomme? Ci proviamo, vediamo come va. Stiamo. A meno che non viene la safety. Anche. Dipende a quale giro entra. Ok, continua così, il tempo è buono, sei abbastanza distante da quelli dietro, siamo tranquilli. Ma i danni sono ridotti o sono standard? Ridotti. Ok, guida bene, hai perso un'altra volta l'apice della curva, cerca di guidare bene perché dietro sono in lotta e stai guadagnando. Consumiamo un po' della sua energia. Meglio guidi, più guadagniamo. Ok. Allora, una bella giornata ragazzi, per bestemmiare. Ma però Hammer Time stiamo guadagnando su Perez. Distacco dall'auto da 24,8 secondi. Ok, ottimo giro Mirko. Continua così, andiamo ancora avanti. Stai ancora guadagnando da quelli dietro e non c'è ancora degrado della gomma, quindi possiamo continuare tranquillamente. Più la teniamo meglio è. Dimmi se inizi a sentirla scivolare, che ci muoviamo dai box, attento, con calma. Ok. Già distratto perché ho visto una cosa sullo schermo. Easy. Non l'ho rovinata, vero? No, vai bene. Che roba? Il tuo compagno avanti a te è 44. Un ape detto? Dai, mo' è arrivata l'ora di iniziare a fare il miracolo qua. Il miracolo italiano. Ok, bravo. Il miracolo italiano. Che troia. Ma non è facile, eh. Noi proviamo a fermarci, avendo un gran vantaggio, proviamo a fermarci il più tardi possibile.
in modo tale che non ti faccio trovare in mezzo alla bagarre degli altri. Quindi cerchiamo di far fermare prima gli altri, abbiamo un bel vantaggio, e poi ci fermiamo noi. È un miracolo italiano. In modo tale che poi quando rientri in pista torni primo e non hai altra gente davanti. Bravo, perfetto. Quello che ti voglio portare a fare. Quindi guida tranquillo. Voi credete nei miracoli? Chi è in chat che crede nei miracoli? Io non ci credo, però. Stai guidando molto bene tu, quindi stai tranquillo. Il resto ti gestisco tutto io. La macchina sta andando benissimo, abbiamo recuperato più di un secondo su terzi. Adesso il resto del gruppo continua così. Porco demonio, per tenere sta cazzo di macchina. Ah, ci vuole tipo. Ok, continua sempre, non entrare. Devo ancora gomma. Ora stai attento perché stai soffrendo un pochino, quindi cerca di fare, stare un po' più calmo. Abbiamo comunque tanto spazio dietro. Ma questi non entrano mai? Entreranno dal prossimo giro, quindi ci fermiamo anche noi oppure aspettiamo ancora. Tu continua così. Ok, sbaglio quella curva lì. Dopo ancora stiamo guadagnando, siamo quasi a 4 secondi sul secondo. Ma abbiamo recuperato più di 4 secondi sul terzo. Continua così. Sì, sì, sì. No, 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 sto andando un fulmine. Se no. Va che è un fulmine! Sì. Ok, continuiamo. Penso che questo è l'ultimo giro che facciamo, eh. Vediamo gli altri come reagiscono. Woohoo! Ok, nessuno è box, ma noi rientriamo perché altrimenti inizia a perdere troppo la macchina. Tanto dietro stanno dando ancora fastidio sul passo, quindi stiamo guadagnando ancora spazio. Ok, questo è il distacco dall'auto. Dici che è il caso di rientrare? 17, sì, 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 sì. Siamo praticamente a metà gara e dobbiamo mettere una gomma più performante, quindi abbiamo 5 secondi sul secondo e penso che buona parte del gruppo rientrerà insieme a noi al prossimo giro. Sei a 5 secondi su Alonso. A gialle greci! Amata, hai Leclerc davanti con appena uscito di pit con gomma fredda. Cerca di avvicinarti. Ok, box in questo giro, box in questo giro. Attento all'ingresso che c'è il muretto molto vicino. Bravo. Ok. È rientrato Alonso. Che quelli dietro di te si fermano quasi tutti se non tutti, quindi stiamo teoricamente dovremmo uscire senza traffico. Se ti trovi qualcuno davanti non ti creare problemi perché tanto loro devono rientrare. Non entrare in bagarre con Russell perché deve rientrare dopo, quindi non ti imbagarrà, non entrare in bagarre, stagli dietro e rientra lui il prossimo giro. Anche perché tu ora hai la gomma fredda, quindi attento alla gomma, non spingere troppo, falla riscaldare e poi partiamo. Yo 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 yo, vai vai vai. Avevi 5 secondi di vantaggio, nessuno ti può recuperare e tornerai primo tra 1-2 giri. Non c'è bisogno di attaccare Russell. Okay.
dimmi quando posso iniziare a tirare. Vabbè, tranquillo. Continua così, stai andando benissimo. Non la sto tirando, Sì, sì, va benissimo. Ok. Usa Earth sul rettilineo. Io. Basta. Fai un altro giro tranquillo. Sei primo ancora. Sei un'altra volta primo. Fai un altro giro tranquillo, così la mandiamo in temperatura per bene. Hai 4 secondi e mezzo da Lorenzo. Io appena continuo a vedere, sto andando bene. La Madonna di Dio. Con le comandate però sì, sto andando bene. No, le gomme sono ancora buone. Ce la fai a finire la gara con questo. Vediamo la temperatura, Dash. Sì, credo di sì. Dal prossimo giro spingi. Spingi. Gestisci perché hai 5 secondi, esatto, gestisci, non esagerare. Spingi ma relativamente, divertiti. Stiamo accorciando le distanze sulla vettura davanti. Poi se succede qualcosa e vedo che il distacco cambia, tu concentrato sulla pista. Se vedo che cambia il distacco, succede qualcosa, te lo avverto io. Tu concentrati sulla pista e sulla macchina e sul guardare gli apici in particolare. Chi è questo qua dietro? Arbion? Ma che vuole? In caso non ci siano grossi problemi, ti do un resoconto io sul rettilineo alla fine ogni giro e ti do il resoconto di quanto distacco hai, tranne se non succedono cose strane. Ma è normale che non riesco? Cioè che non riesco a distaccare quello dietro? Come più nuove Arbion, ovviamente ne ha di più. Cerca di mantenere la posizione. Se ne ha troppo di più, lascialo passare. Ok, giro 15. Giro più veloce, 5 secondi e 3 su Alonso. Stai andando benissimo. Matteo, usa Ers per difenderti. Perso qualche decimo di vantaggio sulla. Va bene, basta, va bene così. Occhio che arriva. Ok, vabbè. Ma non lo faccio passare io questo qua dietro. No. Niente, lascialo andare, lascialo andare. Rimani dietro lui e rimaniamo attaccati con DRS. Mettilo sotto pressione, facciamogli commettere un errore. Quindi tu dici che devo finire la gara così? Con questa? Sì, ci proviamo. Non conviene rientrare? Per ora no. Ok, 8 giri al termine. 6 secondi e 7 su Alonso, che è in lotta con Hamilton, quindi perderanno ancora più tempo. Continua a andare così, non usare Earth, usiamolo poi in caso verso la fine e tiriamo un altro giro veloce, ma ora non ci serve, usiamolo per tempi più bui qualora dovessero esserci, ma speriamo di no. Usiamo di Earth. Occhio non stringere, è affiancato. Anzi, vuol dire copy. Mantieni la trattoria esterna. E niente.
Non ce la faccio, ma magari pure l'umotore che fa la differenza, eh. È anche macchina diversa, può essere. E anche? La macchina diversa. Dici? Tranquillo, non è successo niente, non hai perso niente, anzi hai guadagnato. Stai proprio tranquillo. 7 secondi da Hamilton in lotta con Alonso. Gomme a posto, tu come stai? Tutto tranquillo? Perfetto. Ok. Versa Matteo per difenderti. Attenzione, attenzione. Qualche che arriva, dal fangato. Non capisco perché mi tirasse frizzate. Pure a me, tranquillo, è normale. Cioè penso che lagga la sessione, credo. Ma non c'è stata safety? No, niente safety, meno male niente safety, altrimenti ti davo libertà di bestemmia, Mirko. Dai, una bella safety, no? No, credi, sarebbe uno svantaggio. No, sarebbe uno svantaggio. No, no, per la posizione che hanno sarebbe bello, sì, per lui, ma non per noi. Sì, per Mirko no. Quindi Mirko, tu vai tranquillo. Ok, 18° giro su 23, comincia ora, 8 secondi su Hamilton, condizioni della pomata? Della? Pomata. Pomata. Sì, per le mani. Ah, buona. C'è grip? Hai visto come la sono messa? Sì, l'ho visto. Quindi c'è grip, a posto con il grip ce l'abbiamo, con la pomata, con le gomme, a posto. Continuiamo così. Copy. Mancano 5 giri alla fine. Anche che arriva, è fiancato. Okay, ne arriva un altro. Compagno di scuderia. 25,6 secondi. No, scusa. No, perché mi spingono? Ma io non capisco perché mi spingono, porca madonna. Ma è normale che mi spingono? Hai usato un po' troppo, però vabbè. Cioè, mi spingono, pare una gara di box, porca puttana. Tento, rientra bene, non spingere tutto. Quando vedi che fai un errore, non spingere tutto, hai tutto il tempo. Hai 9 secondi sul secondo. Qualora dovessi fare un errore, stai tranquillo, accelera un pochino e rientra tranquillo. Hai proprio tutto il tempo per gestirla. Ok? Ok. Ok, 19° giro. Gomme ok. Sei a 8 attenzione, secondi. Ci aspettiamo una perdita. Hai 8 secondi di vantaggio su Hamilton. Cioè tanto è uguale arrivare quindicesimo o dodicesimo, giusto? No. Sì, però cerca di non buttare per favore una safety car in mezzo perché noi stiamo davanti. Fai il buon compagno di squadra. Ho sbangato oggi, ragazzi, io ci ho provato. Punto sulla gestione delle gomme, punto arrivare a fine gara con queste gomme. Arrivi tranquillamente, puoi anche spingere. Il problema non è tanto se arrivo 17° o 14°, è uguale? È la stessa cosa. No, è uguale, non prendi punti. Non cambia niente. Ah, tanto non prendo niente, quindi è a posto. 20° giro su 23, 9 secondi di vantaggio su Hamilton. Allora se è uguale ragazzi, la partita è andata, cioè ormai la gara è andata a puttane, dai, ci sono provato ragazzi, fino all'ultimo ci ho provato, ma niente da fare. Mo cerchiamo di arrivare alla fine, cerco di arrivare e niente, l'unica cosa che posso fare è questa ragazzi, fondamentalmente, perché altrimenti che mi metto qua? Vabbè, oh, Mirko, come devi tornare là davanti?
Dimmi un po', come sta, dimmi come sta andando avanti la situazione. Tutto bene? Avanti, la situazione è buona. Si avvicina al ritmo di 5 decimi a giro. Ripeto, è buona? 5 decimi. Se ti aspetti giro un altro po', ti, mi vedi. Qua davanti c'è Zoyu. Hai visto Zoyu qua, la guerra tra i poveri. Dai, oh, almeno da secondo e niente, due incidenti, ragazzi, via. Sono troppo aggressivo come roba. Vabbè, mi ricorderanno come il pilota che andò dietro alle persone. Per altri 5 giri. C'è sta qualche pilota che insomma viene ricordato per le follie. Colin McRae è uno di quello. Colin McRae. 21esimo giro, il tempo è buono, il clima è torrido, quasi estivo, con punte a 38 gradi. Per la camera mia. Cielo sereno. Punto fa il giro veloce? L'Italia sta pareggiando con la Spagna 1-1 al 76esimo. Così vediamo anche il tornamento. Ce l'ha Mirko, se vuoi proprio stronzo. Io Rubi. No. Ma non penso che possa farcela, che Mirko l'ha fatto con gomma bella nuova. E poi ne abbiamo ancora l'ERS, quindi se lui lo ruba, noi glielo rubiamo. Pure io ho l'ERS, E noi possiamo rientrare al penultimo giro. Volendo sì, no, se vuoi fare l'infame sì. Se vuole fare l'infame, te. Vabbè, oh, 40% com'è? Ne serve un altro colpo. Un altro 20% a me. Quindi sull'ottantina, barra 85. Ma che, allora, 80% qua, scoppia la gomma? Ma che, già da 60? No, dico di ERS, per fare il giro veloce. No, io dico la gomma, com'è 43%? Poi no, la gomma va bene, non ti preoccupare per la gomma. Cioè no, allora, riuscire vuoi... a finire, riesco a finire, tranquillo, ma il problema se è... Se vuoi fare il giro veloce, rientra in questo giro. A Mirko, ci provo a battere il giro? Come vuoi, ma... No, madonna, guarda, sta al lago... al lago con l'asciugamano, che non lo vedo, ma che si matto. Già me lo immagino già lì con l'asciugamano tutto preciso. Col turbante, no, l'asciugamano. Abbiamo per andare seleziona la soft e rientra in questo giro. 1,7 secondi. Ma tu pensi in Romania esistono pure le piste? Ma tu pensa, non lo sapevo. Ok, prova a fare la follia, ragazzi. Io mi sono messo in gestione, Dash. Sì, tranquillo. Manca solo un giro e non può battere il tuo giro veloce. Attento sempre a quella striscetta verde fuori, che là purtroppo rischi tanto di perderla. Infatti non ho proprio aperto qua il gas. Hai fatto una scaricata di ERS, ce l'abbiamo, usiamolo. Ultimo giro. Ok, basta. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. No, ehi. Ragazzi, ci sta provando a correre, però finiamo in bellezza con una bella safety car. No, ormai non può uscire più. Sei all'ultimo giro. Sì, ma questo qua davanti il Zoyu lo voglio soffasare io. Ok, usa ERS qui, vai, provaci. Ok, basta. Almeno Zoyu! Almeno su Zoyu qua davanti voglio soppassare. Le frecce tricolore! Questa volta sul monte della Catalunya! Sulla pista di Barcellona! Sventola! La bandiera tricolore! Perché tuberanza c'è! Con 10 secondi su Hamilton! Tuberanza c'è! Oh mio Dio! P1, hai fatto quello che... destinato vince! Hai fatto quello che in Formula 1 viene chiamato Grand Chelem, ovvero giro veloce
pole position e vittoria senza mai passare a una posizione inferiore a quella della prima. Quindi ha fatto un gran chelem. Ad oggi ti immagina che Charles Leclerc ha fatto in carriera solo un gran chelem, Fernando Alonso 3, Tuberanza 1. Quindi io e Charles siamo la stessa cosa. Praticamente sì. Bene. Stuzzolo da merda qua davanti. Zoe. 18esimo ragazzi, e siamo ragazzi. Oddio. Ci sono provato ragazzi. Complimenti Tuberanza, complimenti. Grazie, grazie Matteo. Lo sai come mi chiamano? No. Hola the Flash. Eh? Hola the Flash. Vediamoci il podio. Eccolo. Oh, non mi sento. Forza su. Fatemi sentire. Eccolo. Che non ti senti? Ma la madonna. Fatemi sentire l'inno di Mameli. Ma che l'inno di Mameli? Li fischi. Sai che roba. No. Andiamo. Oh, Tuberanza. Primo? Sì. Ma usi trucchi? Usi cheat. Citteranza. Perché vai forte, lo so, Gabri. Infatti, devo stare attento. Mo che faccio? Mo se continua. Mo se fa un'altra gara. Mo che ci sta? La Spagna è andata a finire male. Mattia, grazie, bro. Grazie per l'anno. Forse il re della Spagna, Carlo Armelio de Santos Leites Tuberanzolas. Forse ora c'è Canada. Canada, questa la conosco. Canada la conosco. Oh, Canada. Canada la conosco. Via, andiamo subito a Canada che non vedo l'ora. Yo. E guarda come mi aumenta la fama. No, Canada vado veramente veloce, Canada forse posso fare bei risultati su Canada. Se non avevi la bianca ti rimagnavi. Infatti, grazie mille a quel ragazzo qui che è Marco che mi ha detto di mettere la gialla, porca troia, e non gli ho dato retta. Cazzo, che roba. Vabbè. Dai. Troppo dai, bello Tube Sport. Sky Sport. Allora, fondo piatto posteriore distribuzione. Vediamo un po' se riusciamo a metterlo. Spero di sì. Quant'è la probabilità? Hai fatto altre modifiche? Altre ricerche? Okay. Sì, mo vediamo. Ok, è arrivato. Grazie per essere intervenuto e aver risolto. Ok. Tutto merito della cremina, ragazzi, certo. Ma Timo non posso altabbare, bro. Ma perché non mi fa mettere altri punti, altra roba? Perché non abbiamo abbastanza punti. Bisognerebbe fare le prove a tempo. Le prove. La prova libera. Con le prove libere avete più punti, però. I nuovi pezzi sono arrivati dalla fabbrica. Controlla i messaggi, Tube. Verranno montati sulla macchina in tempo per la prossima. Annuncio di ritiro. Alonso ha deciso di ritirarsi. Oh mio Dio. Ah sì. Colpo di scena. Meglio, meno uno. Ma questo vuol dire posto vacante, eh? Questo vuol dire posto vacante in Aston Martin. Io. Attenzione. Andiamo. Vai, metti il weekend di gara. Andiamo. E arrivo subito. Io vado in bagno. Arrivo. Questa è una pista veloce. Tube, secondo te com'è passare da Spalletti a Rudy Garcia? Ma secondo me ci sta, regà. Spalletti io no, penso... No, sì. Sto bestemmiando in aramaico. Lascia stare. Questo stava allenando all'Al Nasr. Cioè, non la togliere all'Al Nasr, ma è una squadra in cui il giocatore migliore è arrivato Ronaldo, ma prima era un pescatore. No, è vero, così è. Passiamo da Spalletti a uno che non allena la squadra seria da 20 anni. E l'ultima volta alla Roma ha fatto pure brutte figure. Boh. Prepariamo il setup, Grazie, Gittorz. Marco, prepari tu il setup? Sì, un attimo che apro il gioco e... Bello. Visto che col setup che ha scelto Marco si è andato bene, magari non so buono io. E anzi era pure sbagliato. Tra parentesi, era quello praticamente standard. Con alcuni cambiamenti. Invece ne ho trovato un altro, però più carico. Quindi era ancora meglio. Mi piace sì la Formula 1.
Poi quando mi insegni a fare setup, Dai, come no, Diego Motta, ragazza. Lascia sta Diego Motta. Comunque, io ti insegno, sei tu il maestro di setup qui. Col setup che avevo, mi sono trovato veramente bene, ma non era il tuo, Marco. No. Era uguale al suo in realtà, perché poi l'ho visto mentre lo scorrevi, era praticamente sì. più o meno lo stesso setup. Sì, era simile. Che poi cambiano molte, molte poche cose. Però la macchina la perdevo molto meno. Beh, sì, ma era anche... scarico. Sì, esatto, era più scarico. Cioè, avrebbe potuto dare un setup un po' più carico e ti avrebbe dato una mano in più. Ne avevo un altro che era 47-39, quindi era ancora molto meglio. Ok. All'87esimo gol della Spagna, ora non so se c'è la revisione del VAR, ma a quanto pare l'unica vittoria dell'Italia contro la Spagna l'ha fatta Tuberanza a casa loro. Io l'ho alzata, cazzo. No, la MotoGP, ragazzi, non la sto seguendo più, ma da quando ha smesso Valentino Rossi. Da quando ha smesso Valentino ho smesso di guardare la MotoGP. Che diceva, vabbè, tu, beh, ma Bagnaia è forte. Ma a me non me ne frega un cazzo il Bagnaia. Eccomi. Chiusiamo? Sì, sì, aspetta a te. Allora. Qualifica. Andiamo. Aspetta, fammi vedere un motore. Setup ce l'ho. Quando volete. Ma motore va bene. Vabbè, andiamo. Allora, la prima gara è andata una merda. È andata un po' una merda. Vediamo la seconda. Vediamo bene. Il Gran Premio del Canada. Ma come no, Roxy? Oh mio senza. Caro Matteino. C'è la bandiera dell'Irlanda. Amici sportivi, benvenuti alle qualifiche del Gran Premio del Canada, dove l'Alfa Tauri vuole fare il bis con Tuberanza e vedere sicuramente fare pole, giro veloce, vittoria finale. Sì, e poi una bella chiavata. E se le canta e se le suona da solo, Tuberanza? No, l'ha scritto un ragazzo in chat. Ah, ok. Allora, okay, mangio un po' di... calibrazione del coso, robot, la faccio vedere. Plera. Allora, andiamo allora, a vedere. In possessione. Andiamo sugli assetti, andiamo a okay. vedere l'assetto se... Vai. Allora, 30-28. Aspetta. Allora, 30-28. Ok, poi sì. trasmissione. Ok. 50-50. Ok. Meno 2-80, meno 1. Ok. 0,04 e 0,14. Ok. 28. Ok. 8-6. Ok. 1,33-36. Ok. 154. Ok. Davanti 22,5, dietro 20,3. 20,3? Sì. Ok, come benzina come parto? Per avere due giri? Benzina sui 5 fai sì, fai sempre 5. No, per sì. avere due. Vuole avere come due. Come si chiama la pista, ragazzi? Quindi fai 4 e 6. 4 e 6 come giri. 4 ok, 8. 4 e 8, va bene. Come si chiama la pista? Qualcuno lo sa, se ricorda. Canada? Grazie, grafici, Canada. Oh, e dai. Canada, se ci avete consigli, qualsiasi cosa, io accetto vedo tutto, che ragazzi. Nulla, se non è che è andato già. Allora, io provo a girare a Canada, no, ok, no, raga. No. Se ci avete consigli, da limpido datemi, ok? In gara. Tutto limpido. Ma Matteo? Io ci sto a dubbio, solo che non posso parlare. Per se me la ricordo questa. Allora, attento perché è una pista che ha molti, molti muretti. Non è proprio un cittadino, cioè, ma quasi. Quindi è una pista molto complessa. Tanti sali scendi, quindi attento a come ti muovi. Mi raccomando, guarda sempre gli apici. Esci bene, fa di essere molto più veloce di farla. Sì, sì, è no. troppo. Ah sì, dici? Demis, ci vado da Dio? Oh, vediamo. Qua non toccare molto quel cordolo interno, quello là che hai visto prima, non toccarlo molto okay. perché spinge a chiudere, quindi toccalo leggermente o non lo toccare proprio.
Chi è sto scemo? Chi è sto scemo? Che cazzo fa Albo? Arbionni! No, è usciamo, meglio. E forse era nel giro lanciato lui. Vai, lasciali andare, lasciali andare. Dai gli spazio. Qua c'è un tornantino strettissimo. Ah, andiamo all'interno, andiamo. Guarda subito all'esterno. Dai, dipende come Danny Radzi. Sì. Rischi di chiudere come l'altra pista lì. Ok. Rallenta un poco, bravo. Ti punto, dico io. Da come Danny, cioè io punto un colpo normale, ragazzi. Vai. La normalità, tanto bene la normalità, vai. Porca troia. Allora. Va bene, cheat. Prova a fare un paio di giri, così. Prova a fare un paio di... La scremata del tutto merda le gomme e portiamo le sembre a 90 gradi. Cazzo è sta pista? Oh, io non la conosco. Eccola va. Hai sempre tenuto troppo giratore volante. Di guardare sempre. Che... esatto. Le curve in cui non vedi. Ma la conosco sta pista, no? Fuori, ma questa non la conosco sta pista, ragazzi. Purtroppo sono curve che ti tengono. Hai difficoltà molto nelle curve che ti tengono molto tempo girato al massimo. Bravo. Perché non riesci a raddrizzare velocemente. Ma io questa non la conosco sta pista, ragazzi. Che gli racconto qua? Box perché abbiamo la rotta. Non possiamo fare nulla, tenta di non distruggere la macchina. Mettiti a destra per passare anche la macchina dietro volendo. Ah, qua ci sta la curva del guerriero alla fine, vero? Lo tornante destra-sinistra, vero? Inizio in giro. Sì, destra-sinistra. Sempre convinto? Eh no, abbiamo la tirata io. Ah, mo' mi ricordo, ok. Ah, mi schiaccio a fuoco. Ah, mo' mi ricordo. Dritto, il allora. Box, quindi continua dritto e il box. Okay. Mo' mi ricordo, sapete, me la ricordo. Ok, non cambiare nemmeno le gomme, semplicemente esci un'altra volta, tanto non hai fatto nemmeno un gioco. Mo' mi ricordo. Come le teniamo? Sì. Devo aspettare comunque il cambio dell'ala. Esatto. Cazzo, ho preso il muro. Peccato, allora. Ah, non è vero. Sì, sono 30 secondi di solito. Non è online. A mo' mi ricordo. Queste sono le piste che per me, ragazzi, sono terribili. Grazie del tazzo. Allora, qua praticamente si va... Non la cambiamo, allora, la teniamo. No, 3% si usiamo. Lo facciamo. Ce ne priviamo. Matte, perché con gomma media? Ok, usciamo. Fare qualifica, sì, miss. Perché Matte con la gomma media? Non lo so. Mi sono accorto ora. Ma vedi che tante le volte mette la gomma media. Trova. Sì, guarda che. No. Glitch. Guarda che. La gomma media controlla la qualifica. Non sta andando male. Però diciamo che la gomma soft dà un bel vantaggio. Allora, qua giù. Dimmi quando mettere il DRS, eh? Yes, Lars. Ok, in realtà su questa pista, anche se lo metti sul rettilineo del traguardo va bene. Non mi ricordo qua come si fa, l'avevo studiata, ma... Allora, questo giro entriamo e mettiamo la sopra. Cioè, se non stava con la gomma media è buono. Forse ti puoi giocare anche la polla. Sicuramente. Allora qua praticamente vado? Non ancora, appena proprio dopo questa curva la metti subito. Allora qua è così, allora praticamente dov'è che sbaglio? Vers. Guarda subito fuori.
bene? Yes. A parte che hanno fatto un'interfaccia di merda. Cioè la cosa, la grafica lì deve stare più in alto lì, secondo me. A parte quello, le marce totalmente diverse rispetto. Le marce totalmente diverse, so. Cioè, tutto, è tutto diverso, ragazzi, tutto cambiato. Cioè, anche il rumore del motore, sì, ok? Sì, sì. Io sono abituato a sentire il motore in un certo modo. Fatte, poi dopo vado lì lente. E sento tutt'altro. Sento vabbè, molto. Ma non è un problema. Questa invece problema. È molto lenta, aspetta io. Bene prima di uscire, guarda fuori e adesso. Io. La puoi spostare. Ma come si fa a spostarla sopra l'interfaccia? Perché io, cioè, devo abbassare troppo lo sguardo. Troppo potrei sguardo. Potrei provare a fare un secondo giro, eh? Mo vedo un attimo di mettere la rossa. Dov'è che sbaglio? Spegni già da ora? Ci iniziamo già a caricarlo. Dov'è che sbaglio secondo voi, ragazzi? Su impostazioni. Sì, ma dov'è che sbaglio? Ok, spegnersi. Info sessione. Allora, mettiamo la rossa e via, subito in vista. Anzi, forse scarico un po' lo serbatoio. Scarico. Matte, fammi vedere quanto hai messo di benzina. Com'è possibile che sei proprio P20 più 20? E 5 che esci. Esatto. Andiamo a fare due giri. Fatto. Allora, il problema ce l'hai su questa curva qui. Allora vai, guidami tu, guidami. Devi farla proprio sparata. Che devi farla proprio saltando. C'è lui che parla, io non riesco a capire dopo. Allora, andiamo alla giuria. Dovrei mutarlo, Matte. Ma non so, mo non sto guidando, non so come si fa, capito? Aspetta, metto pausa. Va bene, parlo poco. No, metto pausa, tranquillo, non è un problema. Anche qui hai problemi, però devi. Allora, io l'ho mutato. Mi senti Marco? Marco? Sì, Matt. Mi senti? Sì, ti sento. Allora, qua andiamo. Allora, qui praticamente in terza qui, giusto? Qua esco, poi sì. Metto la quarta, quando esco. Allora, sì, sì. In fondo al rettilineo. Mo vediamo un attimo che curva è. Qua è in quarta, no, terza. No, quarta qua, credo, vero? Quarta. Quarta, sì, qua. Al tornantino seconda. Tornantino seconda, ok. Poi in fondo la curva dei guerrieri. Quarta. Ok. Abbiamo carburante a sufficienza per soli due giri. Ok, sto bello lanciato. Vai, fammi questo giro a ferro, vai. Ho sbagliato. Ma vai tranquillo. Tanto poi faremo un altro tentativo con le altre gomme. Qua pure ho sbagliato. Lì era seconda, vero? Terza. Qua quarta, vedo. Sì. Ok. Niente, fai un altro tentativo con la stessa gomma, poi ne faremo un altro con la gomma nuova. Non c'è tempo. No, non ce l'hai il tempo. Se provo a fare un giro così con questa, con l'ersa. Vai, lo puoi fare. Ok, allora. Lì non devo prendere il cordolo, perché se prendo il cordolo rallento un botto. Quello interno sì, l'altro no. Esatto. Vai, te la sei rischiata qua.
Allora, qua seconda. Sì. Mi conviene andare a cambiare gomme, vero? Vabbè, dai, visto che ti stai mirando, sì, ma se poco tu, sì, ma se tu non mi dici le curve, io come porco Dio faccio a ricordarmi, scusami. Te le dico, prendi curva, per non distrarsi. Per non farti distrarre. Se tu non mi dici le curve, come devo prenderle, occhio al cordolo interno, esterno, cioè io non la conosco la pista. Scusami, non è per non volevo trattarti male, sì. Ma, cioè... Io la pista non me la ricordo, non la conosco. Va bene, va bene. Scusami, cioè. Sì, tranquillo, tranquillo. Allora. La cambia qua. Vado altra subito. Gomma. Cioè, vado. Tutto allora. A posto, state indietro, l'auto è pronta a scendere. No, ma già gli ho chiesto scusa, ragazzi, tranquilli, solo che gli ho chiesto scusa. Te lo ripeto di nuovo, scusami se... Ah, no, non ti preoccupare, Matteo, non ti preoccupare. Perché spiegarti la pista proprio nel giro, a parte che ti distrae, è meglio farlo prima. Farlo prima così poi lo... Occhio che c'è tu Branzi in giro. Ce l'hai dietro. Lascialo passare. Tu Branzi? Sì. Ok. Ok, allora... È meglio che... Te la spiego prima come interpretare la pista, così poi ti lascio, magari se fa qualche errore poi lo riprendo. Spiegami. Allora, qua non devo prendere il cordolo interno. Quello di prima sì, il prossimo no. Poi, questa chicane devi prendere il più interno possibile in quarta marcia. Allora, qua? Sfruttare sia tutto l'interno che l'altro. Ok. Ok, poi qua? Poi tornantino, tutta a sinistra possibile ed entra in seconda. Cazzo, stai più interno possibile. Hai toccato anche l'erba. Ok. Poi quell'altra curva, quella laggiù. Sempre in quarta marcia. Quarta marcia, cerca di tagliare il più possibile corto. Ok. Vai, curva 1 in terza. Ok. Come la devo prendere? L'interno, esterno? Tutto interno. Più stretto possibile. Così? Allora, questa curva quarta marcia, sì, perfetto. Tutto interno. Prossima curva terza marcia, tutto interno. La metto a quarta, ok. Sempre quarta marcia, ascolto tutto l'interno. Qui sempre in seconda, cerco di stare più interno possibile. Vai terza. Ok. Ora quarta marcia e sfrutto tutti i cordoni. Va bene? Più o meno? Dai, secondi. Non va bene così. Poi bisogna vedere se gli altri si migliorano. Peccato, potevamo fare anche la pole, però va bene così, dai. Ok, allora qua. Guarda. Dai, ma non ce la fai lo stesso, Matte, perché poi finisci l'esso dritto e perdi. Già siamo al 10% e inizia a perdere tempo.
Ma qua è tosta. Cioè io devo capire la pista come funzionerà qua giù. Allora, la prima curva in terza hai detto, giusto? No, ma Matti, ma non è più verso, non ce la fai. Sì, sì, lo so, però per capire. Ah, ok. Terza, prossima curva in quarta. Dov'è che sbaglio, secondo te? Sbagli soprattutto la fase di frenata. Frenata e ingresso curva. Sbagli ovvero? Curva. E freni un po' troppo presto. Purtroppo è anche la traiettoria che ti frega un po'. Quindi se freno presto devo frenare più tardi. Tipo... Sì, devi frenare un poco più forte. Più forte ancora? Ok. Un po' più forte e inserire la macchina con un po' più cattiveria. Cioè portare più velocità al centro curva. Ok, torno ai box, che devo fare? Sì, torno in box. Ok, ho capito. Grazie Simo, grazie mille, bello mio, grazie mille, ciao bellissimo. Ok, allora ok, ho capito. Quindi il mio errore secondo te, perché se io non capisco l'errore che faccio non riuscirò mai a migliorarmi, secondo te il punto di frenata, qui cos'è il punto di frenata? Il punto di frenata è, detto in maniera tecnica, il punto di staccata della curva. Vedi praticamente dove c'è il rosso della traiettoria? Sì. Quello è il punto in cui si stacca. Quello che sbagli è che tu freni prima. Freni qualche metro prima e questo ti porta a portare meno velocità in curva e sbagliare il punto di corda. Devo frenare prima, quindi? No, devi frenare più tardi. Devi frenare il punto giusto. Ok. Il tuo problema proprio centrale è proprio la frenata e i punti di corda. Devo frenare un po' più avanti. Sì, proprio devi frenare bello forte, il punto esatto. Tuberanza quanto ha fatto? Tuberanza mi sa che si è ritirato. Ah, non ha fatto proprio il tempo? Mi sa che il tempo l'ha fatto, ma mi sa che è molto dietro. Allora, poi, in accelerazione il problema è mio, perché c'è pure che a volte mi emergiravo che acceleravo troppo, capito? Allora, in ciao accelerazione... Grande Val. In accelerazione non ho visto tanto. Devi staccare diciamo forte che problema... prima e rilasciare piano. Sì. Non frenare forte, no, lasciare il freno ad inizio curva. Non lo so. Sì, anche proprio a livello di pedali... Cioè, quando stacchi, devi dare un certo angolo volante. Per esempio, la staccata deve essere al 100% quando sei col volante dritto. Poi, quando inizi ad alzare il pedale del freno, cominci a girare, sennò blocchi le gomme. È una cosa collegata. Non ho capito sta volante... cosa, non ho capito sta roba di bloccare le gomme. Allora, praticamente, hai presente quel rubone in Bahrain? Che è una staccata abbastanza forte? No. Allora, stacchi forte... con le gomme, con le ruote dritte. Sì. Poi quando inizi a rilasciare il pedale del freno, giri col volante. Perché se freni al 100% e inizi a girare, blocchi le gomme. Quindi perdi il controllo della macchina. Ok, quindi? Quindi soprattutto su questo, quando stacchi forte, devi staccare con le gomme dritte. Poi quando inizi a rilasciare col pedale del freno, inserisci la macchina in curva. Ma se è rosso? Non ha importanza se è rosso. Purtroppo è la traiettoria che ti frega. Ok. Dopo la combattuta sessione di qualifiche di ieri, si prospetta una gara combattuta anche oggi. Tra qualche minuto facciamo il punto. Allora andiamo subito sulla strategia. Che metto? Media, no, va bene media rossa secondo me, o no? Allora, sì, partiamo con me, vediamo che strategia ha fatto Branza. 26, per ora vedo 26 giri, sì. E metto il carburante, sì, sì. Assetto auto, va bene così e... Tu Branza va pure sulla media per ora. Metto un po' di meno di carburante?
Aspetta, fammi vedere il volante della macchina. Esci dal menu. No, va bene così con la benzina. Ok. Ritorna al menu della strategia. Anzi, scarichiamo un paio di click la benzina. Metti 25 e 7. Ok. Va bene, andiamo così. Vediamo. Eccola là che mi giro. Ah, vai tranquillo. Fai il tuo passo e se ne hai più di Hamilton passa. Per ora mantieni la posizione. Cerca di non perdere di prenderti rischi. Fai il tuo passo. Perché quello dietro va più veloce di me? Niente di più. Di prova che? A prova a resistere, sennò se ne ha di più lascialo passare. Non prendiamo il ma più di che? Più cazzo già, non capisco, scusa. Va più veloce. E come mai? Perché, Dio? Perché va più veloce di me? Ne ha semplicemente di più, Matteo. Tu prova a spingere. Come fa a averne più di me, cioè? Ovviamente sul rettilineo ti prende la scia, quindi sul dritto ovviamente va più veloce. E ora vedi però come dici tu, non va bene. Cioè, non va bene come dici tu le curve, come... Non riesco a capire... Cioè, io freno e sterzo, capito? Come dici tu, però non va. No. Senta, colpa di Hulkenberg. Che ha preso le posteriori. Eh no, però non frena! Non frena, porco Dio! Porco Dio, non frena! Porco Dio, una gara buttata. Oh, porca Madonna. E porco Dio però, porca Madonna, sti botte. E porco Dio però. Brutto incidente, stai bene? Dimmi che sei tutto intero. Cioè, dimmi che porco Dio di botte sono, porca Madonna. Eri a sandwich, ne avevi due affiancati. Dimmi che botte sono, porco Dio. Mi sembra che era Gasly e Norris, se non mi ricordo male. Oh, Tuberanza era. Tuberanza e Norris. Vai, dimmi, lasciami. Sì, sì. Sì, Matteo, lo vuoi ricominciare? A te? Sì, se vuoi ricominciare. Sì, vai, ricominciamolo. La bandiera a scacchi sventola. La Mercedes torna a fare festa dopo uno straordinario weekend di gara. Il podio è sempre. Ti ripeto, allora, gli assetti, per carità di Dio, cioè magari su questi, quelli gli assetti, non lo so, mi sembra un po' particolare, non lo so.
Può essere che l'assetto non va bene per il mio stile di guida? Con tutto rispetto per te, Marco. No, no, tranquillo, Matt. Purtroppo, darti un assetto... No, che cazzo combinato? Fatto così no, a inizio del gioco... Che cazzo combinato? Mi sa che sei andato avanti. Comunque, ma ti stavo dicendo prima, darti un assetto preso così nella prova a tempo, già di base non va bene in gara. Ok. Ma la cosa più importante è fare un setup adatto per il tuo stile di guida. Quindi... Ho sbagliato. E mo? Fare una sessione a parte. Sentire le tue sensazioni in pista, come si comporta la macchina, e creare un setup per il tuo stile di guida. Quindi sì, ci vuole... Non capisco, che è successo adesso, scusami? Perché sto qui? Non hai abbandonato la sessione. E sei andato... siete andati avanti. E niente, si va in Austria. Vabbè dai, si va all'Austria. Non lo so, non ho visto, stavo spiegando a Matteo la questione dei setup. Cioè, io vorrei capire più che altro sti setup, cioè, secondo me, non lo so, non lo so, non lo so, giuro, non so che dite, non lo so. Cioè, per me il setup è una cosa personale, molto, molto soggettiva la cosa, capito? Perché magari uno corre in un modo, uno corre in un altro, se uno prende i setup presi da internet... Non è detto che poi corri di più veloce. Secondo me. Certo, c'hai ragione. Cioè, è così. È giusto che un setup preso così a prova a tempo, ovviamente, già di base, non va bene in gara. Bisogna fare per forza un setup adatto per il tuo stile di guida, ma ci vuole una... ci vuole del tempo dedicato. Sì. Vabbè, andiamo in Austria, vediamo. Vediamo, andiamo avanti. Non mette avanti però, non so perché. Matte, annulla il caricamento e poi rifallo. Ok. Vai. Si è buggato. Quittate e rientrate. Torno al menu principale. Vabbè. Carriera 2. Allora, secondo me, allora, se uno vuole fare sta roba qua di Formula 1, secondo me bisognerebbe tipo fare, non lo so, una volta a settimana, due gare a settimana, in modo che uno se le studia per bene durante la settimana, sì. E poi dopo si può fare... va a fare la carriera, va a fare le cose. Oppure non... Si può fare anche così, Matte? Sì. Però, volendo, si può fare una gara a sera, 50%. Ma il problema è che io non c'ho tempo per allenarmi, capito? Quello è il fatto. Facendo se non si fa... ore e ore di live. Io non gioco solo a Formula 1, capito? Quello è il fatto. Sì, sì. Se non si può fare una gara a sera e magari dalle 9 fino alle 9 e mezzo, oppure fare anche 40 minuti... Facciamo una guida alla pista. Una lezione dedicata proprio per la pista.
Si può fare così oppure si può fare due gare a settimana? Ma nemmeno a me piace, mi dico Lollo. Non lo so, non lo so. Ma queste dopo sono cose che decidiamo dopo più là, non lo so. Comunque. Vabbè, andiamo avanti, procediamo. Facciamo avanzare il tempo, vediamo. Come volete, possiamo fare. Cacca, vediamo. Ok, facciamo avanzare il tempo. Abbiamo ricevuto i nuovi pezzi dalla fabbrica. Saranno sulla macchina prima del prossimo Gran Premio. Allora, secondo me, te l'ho detto. Cosa, Lashing? Esatto, come dice Bruno, bisogna divertirsi, non è che ci dobbiamo allenare, però comunque, cioè, avere spago di intrattenimento su Formula 1, fondamentalmente chi è che conoscete che fa ride su Formula 1? Come fai a far ride su un gioco? Ah, difficile. Ah, a parte merchandising, quando arrivano i modellini? Quando arrivano? Cammo. Il merchandising di che? I modellini. Ah, non lo so, io sto aspettando che lui fa avanti con... Sta premendo avanti, tuberanza. Ok, 23, 24. Ok, vai a vivendo di gara. Il motore qui va tutto bene. Vai a vivendo di gara. Grazie Simo, 7 mesi. Ciao bello. Ma poi scusami, se il gioco... Scusami, non è che voglio essere cattivo o cosa. Ma se il gioco è iniziato, diciamo, poco tempo fa. Cioè, i settaggi della macchina, quali prendete voi? Per ora stiamo usando setup presi... dall'esports, dalle persone proprio che giocano a livello mondiale. Ma se il gioco è uscito ieri, come fa, cioè, già oggi a mettere... Siccome loro hanno avuto il gioco proprio da... almeno già ce l'hanno da più di un mese, perché hanno un gioco a parte. Quindi loro hanno avuto, con il loro team, hanno lavorato sui setup e magari ne hanno già fatto qualcuno e già sanno come farli. Quindi per ora ci basiamo su quelli. Poi quando noi... e capiremo come si faranno con i nuovi settaggi delle sospensioni, cominceremo a farli per noi. Ci vuole ancora tempo. Ok, ma io metto quelli di base, i setup, comunque metto quello predefinito. Voglio provare con quello predefinito sta pista. Allora vediamo. Allora, sì. Qua perché non mi fanno davanti? Allora, 20-15. 55-52. Meno 2,50, meno 1. 0,03, 0,16. Pioggia. No. Perché? Tentativo unico? Sì. Perché? Non lo so. Ma stai andando bene? We'll be right back.
sta pure piovendo. Ma io non capisco perché. Ma neanche una prova mi fa. No, è tentativo unico. Non so. Perché hanno scelto. Perché ha messo tentativo unico? Non lo so. Vabbè, andiamo a te. Secondo. Ma. Va bene così. Ok. Andiamo. Grazie mille Lori, 16 mesi di resub, grazie mille, bel mio, grazie. Allora, boh, ok. Vabbè, e andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, vabbè, c'è anche da dire, ragazzi, che la pista, cioè la macchina fa cagà, cioè non è buona la macchina. Non corre veloce. A moge sta però il coso? Non capisco. Che ci sta ora adesso? Ci sta la... Che è sprint e gara? Cioè non capisco, che cazzo è? Ora ci sta la gara sprint, che è una breve gara in cui determina la... l'ordine di partenza per la gara ufficiale. Perché ci sta 5 giri sulla gara? Scusa. Ah, la cica, perché 5 giri la gara? La sprint 3? Che è successo? Ma non avete toccato niente dalle impostazioni. Bello. Abbiamo scoperto un altro bug. Cioè? Vabbè, lo può cambiare adesso? Purtroppo no, Matze. E allora torniamo al menu, rifacciamo. No, ormai il weekend è partito. Non si può modificare. Succede oggi, raga. Ma allora che sta succede? Purtroppo si è buggato il gioco e si è messo. Vabbè, dai. Andiamo. Sprint? Sì, sì, sprint. Vai. E vabbè, dai. Non fa niente. Fantasmi, non fantasmi, quello che cazzo è. E vabbè, tanto dopo si può cambiare, dopo sì. Dopo sì, la prossima sì, gara. Sì. Ok, perfetto, dai, facciamo sti 8 giri. Dai, cerchiamo di divertirci comunque, dai. Alla base ci deve essere il divertimento, mo vabbè. Non è quello il problema, dai. Benvenuti alla sprint di oggi, per quello che si prospetta un fantastico fine settimana. Dai. Davide Valsecchi mi affianca in cabina. No, ma ora la sprint è da 3 giri. Vedi se riesce a sorpassarti Norris in partenza. No, Norris o Piastri forse. Sì. Vai, bravo. Il risultato di questa gara, Matte, determina l'ordine di partenza per la prossima gara. Da 5, andiamo così le posizioni per ora. Ok. In tal caso Dobranza fa la muro. Vai, Matte, se non va bene.
qua, dimmela per favore. Porta. Vai Matta, manca la prossima giro. Qual è? La prossima che... Quarta. Prossima, quinta. La prossima in sesta. Poi tu due branze all'interno. Lascialo passare. Quinta. Sì, ma non è che te voglio male, figlio mio, però se riesci gentilmente a dirmi anche, te lo chiedo per favore, se riesci a dirmi anche come, se sei a meno di un secondo dall'auto davanti, se riesci anche a dirmi come prendere le curve, ti ringrazio, sarebbe gentile. Non riesco, mentre che te lo dico già tu la fai la curva, non posso dirtelo nel mentre. Vabbè, allora vai, ora curva 4 in terza. Cioè non riesci proprio a dirmi, per esempio, chiudi, non chiudere? Ci metto troppo tempo. Mentre te lo dico fai la curva. Vai in quinta. Usa un po' di ers. Ora sesta. Ultima curva in quinta. Vai, tutto ora ers. Ok, secondo, va bene. Ok. No, vabbè, non è che sono troppo stronzo, però nel senso, a me mi serve un aiuto, perché altrimenti, nel senso, io... Quello che posso fare è darti l'aiuto per le marce, ma spiegarti la curva mentre guidi, te lo dico, ma non si può fare. Perché nemmeno te la spiego, te la fai, non c'è tempo. E allora così è difficile però darmi una mano. Come si può fare per risolvere? Per forza prima della gara. Di spiegarti prima della gara. Sì, ma ragazzi, io non ce l'ho con lui. Io già gli ho chiesto una mano. Già gli ho chiesto scusa. Cioè, io mentre parlavo ti ho chiesto scusa. O sbaglio? Ti ho detto scusami, non è per cattiveria, però. Cioè, nel senso, ragazzi. Allora, grazie mille XX Davide 10X, 4 mesi resub. Ciao bello, grazie mille anche a Lore 08, grazie mille 16 mesi. Se no, Matt, la soluzione rapida è fare una sessione di prova libera e spiegarti lì nel mentre le curve. Oh. Mentre le fai. Ma in qualifica di gara ti confondi. Forse è meglio farlo. Ormai le avete saltate, poi la prossima gara in poi si può fare una sessione di prova libera. Tanto partiamo, adesso parto secondo io, giusto? Sì, parti secondo. Ok. Tuberanza primo. La gara è sempre da 5 giri, quindi è molto breve. Sì, sì, ce l'ha lo schermo condiviso, ce l'ha, però non lo so perché non riesce a vedere. Grazie mille X Davide X, grazie mille due sub gift, grazie mille, bellissimo. Ah, non lo so perché, ragazzi. Vabbè, dai, non ci buttiamo giù, non bisogna perdersi mai d'animo, come dice il grande Berlusconi. Mai perdersi d'animo. Quindi bisogna cercare di fare le cose fatte bene, metterci impegno e tutto. In attesa dell'utente, di chi? Tuberanza. Ok, salvataggio di servizio online, mo se parte, quindi non bisogna perdersi d'animo, ragazzi, e cerchiamo di fare una bella gara e la prossima pista andrà meglio. Parliamo un attimo. Ecco. Allora, assetto auto. Non mi fa selezionare nemmeno la benzina? Ah, così mi fa proprio partire diretto per dritto, ok. Sì, sì, nella gara 5 giri è così. Ok. Ok, dai, cerchiamo di capire come partì. Anche lui parte con le gomme rosse, ok. Curvo in quarta marcia.
Ok, Bottas alla tua destra. Oh, scappato. È disconnesso? No, ha tenuto sorpasso illecito e ha rallentato di bot. Prossima curva, terza marcia. Vai Matta, bravo. Prossima curva, quarta marcia. Ok. Quinta marcia. Prossima testa marcia. Quinta. Ora buona quarta marcia. Usa poco Ersa, Matteo. Curva 3, terza marcia. Curva 4, sempre quarta marcia. Terza marcia, scusa. Sì, sì, sì. Prossima in quarta. Ora in quinta. Prossima in sesta. Ultima curva in quinta. Curva in quarta. Scusa Ersa, che c'è Bottas che è ora col DRS. Forse ora c'è anche il sorpasso. Basta, basta, non usare Piers. Ora terza marcia. Curva quarta, terza marcia. Ora in quarta marcia. No, ho voluto provare. Ah, vai tranquillo. Ora sesta marcia. Occhio botta, si è affiancato. Forza, puoi riprenderti quella posizione. Ma vai, continua. Rimani attaccato al DRS. Propone se non quarta marcia. Curva 3 in terza marcia. Curva 4 in terza marcia. Sempre ora quarta marcia. Ora quinta. La prossima in sesta. Ultima in quinta. Vai, cerca di avvicinarti su Norris e Bottas, se forse si ora lottano. Ho buona quarta marcia. Sempre in terza marcia. Occhio alla lotta davanti. Vai, ora sempre terza marcia. Occhio che sono sempre in lotta.
la quarta marcia. Ora sesta marcia. L'ultima curva in quinta. Peccato, 1-7, 1-7 però. Peccato con il contatto con Bottas, se no secondo. Dai. Ho voluto provare come Lando Norris però del giorno, affanculo. Dai. È stata una gara facile, ma ha tenuto duro e oggi la McLaren 8 lap però, raga. Podio. Terzo posto, 8 lap, dai, ci sta. Madonna, però porto una macchina veramente di merda, cazzo. C'ho una macchina del cazzo, c'ho. Quindi 3 punti. Avanza. Di 3 punti, piglia e porta a casa, vai. Hai pure il punto per il giro veloce. Sì. Allora, ho esagerato un po' sulla curva, sì. Ho voluto mettere, tipo, volevo provarla a farla tutta una tirata, invece no. Però adesso se si può fare la prossima gara, ok? Se facciamo prove libere più qualifica più gara. Se si può fare, chiedi un po' se si può fare a... Se si può, Cosa, Matte? Un po' di prove libere per testare la pista, per provare, così almeno parliamo, provo un po' la pista, poi andiamo alle qualifiche e poi alla gara. Se chiedi a Tuberanza, sì, se possiamo farlo. Dillo a Tuberanza, vedi che ti dice. Chiediglielo tu, per favore. Perché non dice... smutare è un casino. Ah, Matteo ha detto che vuole fare una sessione di prova libera per così vi spiego la pista. Si è aperta. Possiamo rinnovare con la nostra serie attuale o avviare le trattative con qualcun altro. Sì, una sessione di prova libera. Sì, sì, tutto a posto, Christian, una madonna. Allora, seleziona altre scuderie, una madonna. Altre scuderie, fammi vedere. Puoi fare richieste per quanto riguarda il tuo stipendio. Qualsiasi altra cifra che va oltre il tuo salario base andrà nel fondo abilità. Chiedendo una cifra troppo alta, ridurrai le probabilità di successo. Fa attenzione a non domandare 1,5 milioni, 1,7 milioni. Che vanno ben oltre il tuo livello di fama. Altrimenti la scuderia in questione si rifiuterà di continuare le trattative per tutta la durata della finestra di mercato. Io sono chiesto 1,7 milioni. Madonna, quanti soldi. Cazzo, che roba. Trattativa. Ok, Tuberanza, gli serve le trattative, vai. Grande Chrome FNBR. 1 milione al mese. No, come un mese? No. Tutto l'anno. Tutto l'anno 1 milione. Che al mese? Ma madonna, che è? 500.000 al giorno? Che cazzo è? Tuberanza vuole andare in Red Bull. Fallo andare sulla level up, vai. E io invece che roba ho usato? Che roba ho scelto io? Mi sa che per la vicino Tuberanza te la fa scegliere. Qui. Che ho scelto io? Che devo fare qua? Che devo premere? Aspetta, ma... seleziona... Ok, mappatura energia, ok, va bene. Va bene, continua. Che roba ho scelto io? Alla cima, perché Matteo non è passato di scuderia? Perché? Eh,
Sentiamo perché. Non gli è comparsa la schermata con tutta la scuderia. No, non mi è comparsa. Un bug? Porco. No, mi sa che hai sbagliato tasti e hai rinnovato di nuovo con Alfa Tauri. No. Ti giuro. Non ho rinnovato, raga. Ma porco di quel... Mi sa di sì. Vabbè, dai. Oggi è andata proprio male. Grazie mille Tardigrado is ground, grazie mille per il mio, grazie mille anche you are amazing Ita, grazie mille della sub, grazie. E niente, proprio faccio proprio schifo a giocare, Cristo Dio. E vabbè, niente, oh. Sono fermato con l'arfa della Madonna, là, l'arfa Madonna Dio. Porca de quella troia. E adesso come faccio? Devi aspettare ora la scadenza del contratto. E quando scade stu cazzo de... No, te prego. Allora, se cambia le gare, male... cambia la gara, cambia le impostazioni. Digli di cambiare le impostazioni, per favore. E ormai non si può più cambiare, Matt. Ma come no, porca madonna? Come no? Perché no? Scusa. Se ormai hai confermato il contratto non puoi più cambiarlo. No, dico le impostazioni della gara qua, della qualifica, della libera. Scusami, non era per... No, è perché... Sì, sì. Cioè, di nuovo qualifica, di nuovo gara a 5 giri, cioè, che palle. Cazzo. Dicevo, porca troia. Dashing, può cambiare la distanza di gara? Eh? Ma vai, vedi un po' se può cambiare la gara qua. Allora, vai alla prossima sessione, dai, io. Ciao, prof. Io non sono un professore, mi dispiace. Va bene, dai. In Ferrari? Ma la Ferrari fa un po' cagare quest'anno. Ferrari. La Red Bull un po' meglio, ma... La cambiate? No, purtroppo ormai avete iniziato il weekend, quindi non si può più cambiare. Lo dovevo fare prima. Ma quando ce lo dite a me e okay. Tuberanza, scusateci. Pronto. Vedi un po' Dashing, vedi voilà. Struttura weekend, non ti fa cambiare nulla lì? Struttura no, Matte, weekend. Purtroppo quando si inizia il weekend non si può cambiare la distanza. Si deve fare prima dell'inizio del weekend. Sì, ma la lobby non è mia, capito? Se fosse stata mia... Andiamo a fare la qualifica, vai. Quello che è. Prova libera, qualifica. Andiamo. No, ce vado a prendere. Aspetta, Matt, a mettere pronto che vado a prendere il setup. Se lo vuoi. Ok, vai. È già messo pronto. Come? Non lo so, ho messo pronto prima che me lo dicevi. No, non è questa. Vabbè, a posto. Un attimo da prendere. Non lo... Possiamo provare, ma non lo so se lo va a fare. Ora, Matte, proviamo a uscire dalla sessione, vediamo se fa cambiare la distanza. Devo uscire? Sì, fai... Torna al menù. Non ti ritirare. Sessione tra 50 secondi, non so se mi fa tornare indietro. Però sto cazzo di Formula 1 tutto buggato comunque, cioè non si può così, non si può. Non mi fa tornare indietro, perché?
Non mi fa tornare indietro. Non mi fa premere proprio la cosa, la qualifica breve. Che facciamo? Come rushing? Non mi fa uscire. A lui lo fa entrare o no? Allora, fate saltare la qualifica e poi fate torna meno. Ok, torna al menu principale. Ok. Allora, andiamo. Giornata di merda oggi. Anzi, giornata amara perché Tuberanza ha vinto. Quindi un po' di punti li abbiamo fatti. Ok, proviamo a rientrare, partecipazione alla sessione, vediamo. Allora, impostazioni, vedi un po' un attimo se si può cambiare impostazioni carriera, se te lo fa cambiare. Da qui, da sta schermata qua, di se può cambiare da qui, vedi un po'. Vediamo. Sì. Metti pure il tempo, vedi se ti fa cambiare pure il tempo, il meteo. Ok, la è riuscita a cambiare la meteo la lunghezza del giorno. Impostazione carriera. No, mi sa che quello per forza è così. Struttura weekend, niente. Ok, ha cambiato, ha messo prove e tutto quanto? Andiamo. Sì, l'ha cambiato. Ok, via. Perfetto. Allora. Quindi Gran Bretagna, Gran Bretagna, che roba è? Che pista è? Io non l'ho mai vista. Allora, andiamo. Allora, non mettete pronto, vi dico il setup. Ma no. La gara era asciutta. Ancora non mi fa. Ma che cazzo? Ma è un bug del gioco. Potrebbe essere un bug del gioco che fa saltare subito il timer. Ma è un bug del gioco. Ma hai premuto il tasto pronto a te? Non ho capito, io sto dentro, lui dov'è lui? Di nuovo se ne di unico. Cioè, anche se l'ha cambiata, è rimasto tenente unico il gioco? Sì, esatto. Allora si è bangata la carriera. Poi dietro c'ho l'alettone rotto, perché? Ma cazzo è possibile? Come rotto? Ce l'ho rotto, ti giuro. C'ho l'alettone rotto dietro, perché? Non è rotto, ma non ti funziona il DRS. Ma non ti serve perché siamo sbagliati. Non è la rotta. Ma che cazzo è sta carriera, ragazzi? Sì, ho capito qual è questa. Questa è quella gara con due rettilini. Io Silverson.
Allora. Vabbè, nel senso, che vuoi fa? Vai Bruno. Gran Bretagna, andiamo a vedere che roba è. Vabbè dai, facciamo la gara, dai, vediamo. Le seghe? No, mi sto a grattare le palle. Che non posso? Non posso grattarmi? Io ogni tanto mi voglio grattare le palle, come si deve. Allora, che facciamo qua? Signori, andiamo alla prossima sessione. L'unica cosa che possiamo fare, 18 giri. Ah, però adesso cosa ce l'ha piscina? Cambiato. Adesso ce l'ha cambiato però, 18 giri. Hai visto? Era solo la cosa. Vabbè, niente. Era solo quella, era. Vabbè, ma non è un problema, dai. Grande. Allora, mi dico Lollo, grande. No, è italiana. Solo che mi sono sbagliato. Io ho messo le cose. Purtroppo mi sono sbagliato. Ho sbagliato la cosa. Ho messo Irlanda. Invece che Italia. Ma tu pensa che roba. Buongiorno e benvenuti al Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Le tribune sono piene, le vetture si avviano alla griglia di partenza e mancano pochi minuti al via. Andiamo. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. Logan Sergeant si posiziona in pole position. Ma chi è Logan Sergeant? Ma chi è su destra di cazzo? Quale scelgo? Ma che è? Scusami, perché tutte ste cose? Qual è la strategia qua? La 1. Metti, seleziona la prima. Porca troia, che è tutte sti bistoppe? Da 5. Non lo so, un altro bug. Porca diavola. No, veramente, sto gioco è più buggato. Più buggato sto gioco che altro. Ti ha messo la soft. Bene. Perché? Un altro bug. Ok, stiamo monitorando l'usura. No, vabbè, raga. Interna. Comincerai a vedere una perdita di potenza. Vai ora curva 3, quarta marcia. Ora terza. Prossimo curva in quarta. Ora terza. Oh! Ok, adesso concentriamoci per il resto. Piccolo impatto. Fatto un po' capire. Scala alla settima. Tutto piano. Tutto piano. Scalo di marcia. Quinta. Prossima prova sempre in quinta. Ultima scivolata in quarta marcia. Oddio. No, senti bro, qua non si può. Hai preso il cordolo e sei volato. Senti, io mi confondo così. Lo so. Mi confondo senza fare le prove libere, è difficile, cioè veramente. Non è per cattiveria, non è un problema. Cioè, non è un problema tuo, Lo so. È che proprio non riesco a capire le cose, capito? Perché io faccio la curva e tu mi parli sopra. Non riesco a capire. Lo so, te l'ho detto. Lo so, purtroppo non. Lo so, non è colpa tua, tranquillo. Lo so. Cioè, penso che Formula 1, non lo so, per un bel po' non lo porterò mai più.
Aspetta un attimo che sistemano i bug, le cose, poi... Non si può, non si può. Ma che dice lì? Che è? Pit stop, numero, perché? Ma lo stai a vedere lì? Giro? Vabbè, giro 4 milioni e qualcosa. Ma 4 miliardi, ho sbagliato. Vabbè, tra 4 miliardi di giri facciamo il pit, dai. Allora, io metterei la gomma gialla. Abbiamo ancora molta energia in riserva. Usa il Hai passo. Per caso qualche donna all'anteriore? No. Fammi vedere il menu del MF. C'è flap leggermente. Il flap a sinistra è leggermente danneggiato, però non è un problema. Non è un danno grosso. Per ora continuiamo, se dovesse uscire una safety pittiamo. Perché se rientriamo ora perdiamo tanto tempo. Ok. Allora, andiamo avanti. Praticamente qua è... Qua è la quinta. Sì. Ma le marce che si sono quelle giuste. Sì, sì, più o meno. Davanti a te è 3,7 secondi. Voglio questi cordoli con questi salsicciotti non li prendere, sennò ti fanno saltare. Che sono belli alti. Allora. Oh! Ok, io. Ok. Dai, ti stai avvicinando a strada, non dire così. Allora qua... Il distacco dalla vettura davanti è... Sì, ma corre, corro. A 1 secondo. Sì, dai, sta andando bene. Ok. E lì ho sbagliato.
Allora, pit stop era... Avviciniamoci al gruppo in casa, pittiamo all'ottavo giro. Così proviamo anche a fare un undercut. Ok. Io non dico così. Disattiva Alers, che è rimasto. Beh, rimane attaccato con il DRS. Esatto. No, non lo sto usando, tranquillo. Lo consideriamo che poi proviamo ad andare a fare un undercut con di loro. Ho chiamato a non prendere sassicciotto. Vabbè, era solo per scavarcare un paio di posizioni, Dio Cristo. Entra, sei rischiato però. Che scuderei tu d'operanza? Non lo so. Level up. Bravo, tu level up. Nella scuderia che non si può pronunciare, però possiamo dire che è level up. Ok. Ed è il primo con 4 secondi di vantaggio. E ci credo. Io, settima, sesta, quinta. Vai, va bene. Vai di box, eh? Prossimo giro. Cristo Dio. Attenzione, crediamo che tra pochissimo perderai aderenza. Ok, distanza dal compagno di scuderia 2,5 secondi. Niente, devo tornare ai box, mi sa. E seleziona la gomma media e rientriamo anche su giro. Proviamo a fare un undercut. È 1.31, devo... Torno ai box, torno. Sì, rientro in questo giro. Torno ai box, metto... cambio... Sì, gomma media. Assicurati che hai selezionato gomma media. Sì, selezionata. Okay, riparo no. Ala, che faccio? Sì? No, non ci sta niente da riparare. No, lascialo. È leggermente danneggiato, ma non la ripariamo, se no perdiamo troppo tempo. Non è un danno grave. Ok. Cristo Dio, grazie mille Kuzziki Schizzi, grazie mille 99, grazie mille della sub, grazie mille anche a Peppe YouTube 00, 4 mesi di resub, grazie mille bello mio, grazie.
Allora, io ho un bel undercut. Allora, la domanda, sono entrato ora, perché è ancora Alfa Tauri? E perché? Perché sono coglione. Perché sono un emerito coglione, ragazzi. Potete insultarmi, insultatemi, insultatemi. Ok, comunque è quello che... Perché è così. Ho il motore guasto. Però sto fa un attimo tempo per arrivare ultimo, sì. Guarda lo porco del Dio, guarda là, la tuberanza, sta primo. La macchina Red Bull. Le gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Vai a scaldare bene le gomme e poi il prossimo giro poi comincerà a spingere. Ok, via libera. Ok. Allora, Matteo, dai, concentrati. Qual è il segreto per arrivare, per essere un ottimo pilota? Beh, di sicuro non, fa, non guidare come me. Non guidare come Matteo Cresce. Se guidi come me, è normale che poi dopo ci fai un cazzo. Volete diventare ottimi piloti di Formula 1? Bene, non seguite le mie indicazioni. Non seguite le mie indicazioni, ragazzi, se volete diventare dei piloti. Allora, vai. Qua, terza. Esco. Giusto. Quarta, eccetera. Qua tutto, quanto, tutto promone qua. Qua tutto promone, poi alla fine qua. Qua pure. Tutto promone qua. Settima. Allora qua un po' terza. Cerchiamo di sorpassare Zucca anche in su gommatura. Che è dietro che è rotto? Non ti funziona il DRS. Il momento proprio problema al DRS, giusto. La ala posteriore è fuori uso. Rimani in pista, possiamo riparare il guasto a distanza. A distanza? E allora a distanza di alla Madonna che... Alla Madonna che t'ha creato. Quella grande vacca di Cristo. Oh, porco Dio! Dai, porca Madonna. E laggano pure i botti. Ma porca la Madonna! 10 FPS di botte, porco Dio! E dai, Azzoio! Azzoio, a te te laggano un porco dell'Uddio sulla testa che ci hai ficcato sulla testa, porca Madonna! Porco Dio! Dai, mo me ne sono incazzato, porca Madonna, veramente, dai! E su! No, ehi, mi fai passare e fammi passare. E dai. Riprovaci ora. No, c'è il DRS. Non troppo distante. No, qua passo io, Qua passo io, porco Dio, guai a te. Guai a te se ci provi. Vai, bravo. Te la devi rischiare di staccata. No, posso male la traiettoria. E occhio che ti ripassa anche il DRS. Dai, porco Dio. Sai lì cazzotti che mi tira questo sui box.
dal tuo compagno avanti a te. Ma non è possibile che 5 secondi. Ma non è possibile che lo so, TR è rotto, DRS fa un momento perfetto. A me quello che mi sembra strano è che, cioè, non è quello, eh. Cioè, stiamo a giocare a 70% di difficoltà, ok. Non è tanto quello, cioè, anche se la macchina fa un po' schifo, ok, che proprio dici, non è che è proprio la migliore, però ma anche se non è la migliore, perché non corre? Cioè, quello voglio capire. Perché ha meno carico aerodinamico e quindi già di base più lento. E anche meno potente di motore. C'è la differenza proprio di potenziale della macchina. L'Alfa Tauri da merda. Ma io... Stai aumentando il distacco dall'auto che ti segue. Cioè, sto campionato fa proprio un porco Dio schifo. Scusami la bestemmia. O sbaglio, porca madonna. Beh, e ora... Oh, ma io sto a correre come un dannato. Sto a correre proprio... Grazie Er Damiano. Io sono un manager, Alfa Tauri, queste cose non le posso accettare. E allora digli, porca madonna, ai manager, ai meccanici, porco Dio, di fare cose fatte meglio, puttana la madonna. A fare macchine, porca madonna, con un buccio del culo fanno, porco Dio. Dai, su. Ma che andassero a giocare sulla Formula 0, porca madonna. Ma levate dal cazzo sulla Formula 1. Porco Dio. Che cazzo di laurea già? Ma non sanno fa un cazzo, non sanno fa. Dio Cristo. Ma io sono sicuro che se mi impegno, vado a studiare all'università, porco Dio, faccio meglio di questi. Sul gioco intendo, eh. Nel gioco ovviamente. Sento puzza del bruciato, perché? Ma è normale che sento puzza del bruciato? Penso che tempi sta fa Tuberanza? Tuberanza è primo con 6 secondi e 2 di vantaggio. E come giro migliore a 1.34. Però già la macchina fatta bene, cioè, non ce l'ha rotta. Pure lui ha il DRS. Pure lui ha il DRS rotto. Però lui è senza DRS. Mi dici il tempo, l'ultimo giro che ha fatto? Quanto ha fatto? L'ultimo giro che ha fatto, il suo migliore, l'ultimo giro che ha fatto.
Allora, come giro migliore ha fatto 1.34, ultimo giro 1.31.0. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Ma non si può giocare così comunque, dai. Con una macchina del merda che non cammina una porca della Madonna. Ma non cammina niente, non cammina, Dio. Che gara brutta, porca Madonna, vorrei vedere. Ok, distanza dal compagno di scuderia 7,6 secondi. Cioè, faccio tempi migliori, ma come sto andando a livello di... Ma sei sincero, a livello di guida? Allora, a livello di guida si può migliorare tanto, ma già di base vai bene. Però si può migliorare tanto. Tipo? Un po' tutto. Frenata, percorrenza curva e aggancio alla punta di corda, trazione. Spiega però. Spiegartelo ora. Ci metto almeno mezz'ora per spiegarti tutto. Spiega, dai, sono curioso. Allora. Grazie Xardax. Vai, dimmi. Allora, riprendendo il discorso che abbiamo fatto in Canada, il problema principale per quella frenata è l'agganciamento al punto di corda. Il punto di corda cos'è? È quando entri in curva, è proprio l'angolo della curva, insomma, okay. Di quanto agganci la curva. E proprio quello dipende maggiormente di come si comporta, come fai a comportare la macchina. Perché dipende proprio da quanta velocità porti in curva. Poi la trazione anche è fondamentale, bisogna trovare il giusto compromesso con il differenziale, sia in pressione che in rilascio, questo a livello di setup. Poi c'è tantissima altra roba da... Vai, spiega per favore, già hai detto mezz'ora, io sto a sentire, cioè nel senso io tutto orecchie sono. Niente, poi soprattutto la cosa più importante oltre alla guida è anche proprio il setup, che bisogna costruirlo, proprio mettersi a fare pratica e capire soprattutto la macchina sul passo gara. Soprattutto quindi sentire proprio le sensazioni sia sull'interiore che sul posteriore, in trazione, il carico aerodinamico. È tutta una questione di pratica e sensazioni. Ok, in breve. Cioè, meno tecnico, più terra-terra. Beh, terra-terra. Bisogna migliorare, insomma. Detto proprio così secco. Ok. Beh, dai, se dici che c'è margine di miglioramento, allora a posto. Sì. Ovviamente queste cose le capisci facendo tanta pratica e girando tanto, facendo tanti giri. Non è una cosa che apprendi subito. Le capisci, la metti in pratica e per farla bene ci vogliono tanti giri. Per
comprenderla al meglio. Poi non è soltanto il lavoro di guida e di setup, ma bisogna fare anche il lavoro a livello mentale, perché anche quello Marco che... Dio! Anche quello è un punto importante. Vado in box a cambiare gomme. Ormai l'ultimo giro. Come? Sì. E niente, finisce la gara pit. Come? È vero, il 18° giro. Porco demonio. Vabbè. Ovviamente la madonna. Al cambiare gomme volevo mettere rosse, così almeno. Vabbè, dai, è andata un po' male. Ciao Marianna. Ciao bello. E niente. Una gara che ha dell'incredibile. Il pilota ha dimostrato un'abilità senza precedenti e ha consegnato la vittoria. Abilità senza precedenti, sì, sì. Allora qua smutiamo Tuberanza. Uè, Tube. Prova, prova. Mi senti? Sì, sì. Sì, sì. Madonna, okay, ma che sei buggato, si era buggato tutto. Ma che è successo? Beh, direi che non ci possiamo lamentare stasera. No, stasera, bro, eccolo! Oh, non vi sento? Su col volume! Il predestinato vince! Su! Il predestinato vince! Su! Il predestinato vince! Ma secondo te, qual è la differenza? Cioè, la differenza è la scuderia, secondo me, la Red Bull, la macchina. Mio padre Sound TV è qua sotto la scrivania, bro. È la macchina che fa la differenza, giusto? Mamma mia, regà, comunque un aumento a quello che ha deciso di ingaggiarmi. Subito all'esordio. Hanno ingaggiato anche me, ovviamente, quindi sono contento, soddisfatto. Comunque col filtro è mille volte, eh? Vabbè, quando facciamo ingegnere in pista metto il filtro, tranquillo. Ok. Di a Matteo di smutarmi. Sì, sì, t'ho smutato. Abbiamo finito. Ti ho smutato. Dici a Matte di smutarsi, per favore. T'ho smutato. Mi senti, Matteo? Sì, tu? Sì, Matteo, ma sei sicuro che non vuoi che ti diminuisco la difficoltà dei bot? Vaffanculo. No, è che purtroppo, ti ripeto, è la gara che purtroppo è andata un po' così. È andata, purtroppo. Amico, io stasera ho chiuso in super positivo, eh? Lo so, tu in super positivo. Io invece con la macchina, con l'Alfa Tauri, dove vado? Ma vai? Perché non è cambiato? Non me l'ha fatta cambiare, non lo so perché. No, perché tu sai che tu c'hai il vizietto che premi sempre veloce. Quindi sicuro si zombato tutto. Porca troia, adesso? Niente, mo purtroppo tocca finire la stagione così. Senti, comunque la cosa è piena di bug qua. L'ho visto, l'ho sentito. Tu che dici? Sì, la rifacciamo, ne facciamo un'altra? Di gara? No, sì, di gara, ne vuoi fare no, un'altra? No, di gara basta, facciamo domani. Sì, per oggi basta. Perché domani? Sennò ma io domani non ci sto però. Perché domani... Vabbè. No, tanto nemmeno io ci sto domani. Quindi magari saltiamo. O facciamo una sessione di... Fate magari con Marco. Fai una sessione di... Oppure magari dopo pranzo vogliamo aspettare un attimo che sistemano vari bug. Poi ci riproviamo più là. Non lo so. Quando vuoi. Come ti pare. Non lo so, perché veramente. Io bug al momento non ne ho avuti. Io sì, a voglia. La lobby lì, le madonne, sì. A voglia. A un certo punto Matteo ho visto che aveva una sosta tra 2 miliardi di giri. Complimenti per la gomma, Matteo, per la gestione gomma, perché 2 miliardi di giri è difficile farli, eh. Tra 4 miliardi. Non vuole gomme di ferro, cazzo. Allora, Matteo, possiamo provare a fare così. Lunedì ci riproviamo. Se ti si bugga di nuovo lunedì, allora aspettiamo. Tu dici lunedì, ma io lunedì è giorno libero, quindi Martedì, se facciamo mercoledì? Mercoledì. Mercoledì. Dai, dai, così ci prendiamo anche noi qualche... sera per provare il gioco, visto che in realtà non l'abbiamo proprio provato il gioco. Infatti gli assetti sono un po' anche così, perché non abbiamo avuto possibilità di metterci sì, mano sì, noi. Sì, 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 dai, proviamo. Mirko, se vuoi, domani sera possiamo fare una sessione di prova, se vuoi.
Vediamo, sentiamoci poi qua. Tanto qua comunque ci sta la chat. La chat Sì, ci questo è sta tutto. e poi vediamo. Ok, perché Facciamo non so se oh, domani faccio altro. lo Madonna. sfidone Tuberanza contro l'Elda Sniper. Ma che cazzo ho combinato, Anzi, Matteo? Perché mi... Tuberanza contro l'Elda Sniper e Dashing domani sera. Matteo, Dai, ma dove ma vediamo. stai? Io sto qua perché sono uscito. Ma non se... perché a me non mi fa uscimo. Come no? Che Vai a F4, sta ok. succedendo? A posto. Vabbè, Doberanza, io ti ringrazio, ringrazio Dashing, ringrazio Marco. Dai, ci Grazie vediamo, a te, Matte. ci sentiamo su... Senti, ascolta, Sì. tu ce l'hai una bacheca a portare di mano? Una bacheca? Che c'ho due trofei che ho preso stasera che non so dove metterli. Ti posso lasciare? Se vuoi, c'ho un sacco di bacheche a casa, se vuoi, te ne presto una. Beh, prestamene una perché c'ho due trofei che non so dove metterli. Però dopo ci sta bisogno di qualcuno che le pulisce. No, quello è un po' difficile. Ci sta Miriana. Chi ci Basta sta? Miriana che pulisce le coppe. Emiliana? Miriana, E una mia chi è? amica. Ah, un'amica tua. Miriana, Miriana, sì, buona, eh? Ma al limite mettiamo Genex altrimenti. Genex a pulire Sì. le coppe. Sta lì a fare la telecronaca mentre pulisce la coppa. E attenzione, la coppa è pulita ora dalla base. Ora andiamo a pulire invece l'alto, l'orecchio della coppa, l'orecchio destro, ora sinistro. Non Dai si può ragazzi, fare. ci sentiamo, io stacco Ciao, che ciao, devo Matte. andare. Ciao, Ciao, Matte, ciao buona belli, serata. ciao, grazie Ciao, mille. caro. Ciao, 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 ciao. ciao. Ciao, Matteone, ciao, ciao. Dai, vediamo. Non lo so ragazzi, è una roba un po' particolare, non lo so. Sentite, io metto l'intro, 5 minuti e torno. Purtroppo è andata un po' così oggi, ragazzi, che devo fare? 5 minuti e torno.